Ed eccoci qui col presidente della Phoenix, Vincenzo Agnese, uno dei principali organizzatori di questa manifestazione, di questi 2 giorni di grande futsal sull'isola. Presidente, parto dalla manifestazione in generale. Un evento così ben organizzato porta a un notevole riscontro sia qui che in terraferma, perché fa conoscere l'isola al futsal. Assolutamente, sono stati 2 giorni veramente fantastici. Il mio ringraziamento più grande va chiaramente al Comitato Regionale Campano, in particolare a Carmine Gatti, che ha fortemente voluto che la Final Four si facesse qui a Ischia, così come abbiamo voluto noi fortemente ospitarla, perché volevamo dare anche la possibilità ad Ischia di assistere al calcio 5, secondo me, vero, e tra l'altro del settore giovanile, perché l'Under 19 è comunque una categoria giovanile, è un qualcosa che a Ischia manca e che noi abbiamo iniziato a fare chiaramente con l'Under 17, ma ovviamente non siamo a questi livelli. Veramente abbiamo assistito a delle partite incredibili, soprattutto la finale giocata a ritmi alti. Sinceramente in Serie D sicuramente non si vedono questi ritmi, forse in C2 in determinate partite. Vederli qui a Ischia, vedere questi ragazzi che sembravano non essere mai stanchi, è stato veramente eccezionale. Poi abbiamo portato comunque 4 squadre dalla terraferma qui sull'isola, quindi significa che abbiamo chiaramente fatto un po' di turismo, una piccolissima goccia che però può aprire degli scenari importanti, perché chiaramente sono 80 persone che vanno in hotel, sono 80 persone che vanno a pranzo, a cena nelle nostre strutture. Questo è quello che vogliamo fare, cioè innanzitutto dedicarci ai giovani, partendo dai bambini, infatti ha partecipato anche la nostra scuola calcio, ma soprattutto cercare di creare anche un turismo sportivo. Noi siamo proprio agli inizi, ci stiamo provando, ma fortunatamente è andato tutto per il meglio, e devo assolutamente ringraziare tutto il mio staff, tutti i ragazzi della Phoenix. Abbiamo organizzato questa finale praticamente in 4 giorni, perché l'ufficialità vera e propria è arrivata martedì, quindi siamo riusciti a fare tutto questo. C'è ancora da migliorare, possiamo fare ancora meglio, ma come prima edizione va benissimo. Presidente, siete una delle pochissime società qui sull'isola di calcio a 5, ovviamente, che crede fermamente nel settore giovanile. Quanto pensi possa far bene questa manifestazione, e se pensi che sia soltanto la prima di tante altre che si potranno svolgere qui sull'isola? Deve essere sicuramente la prima di tante, perché credo che Ischia sia una location unica, quindi anche per chi viene a giocare queste partite diventa un'esperienza indimenticabile, che può far sicuramente crescere ancora di più rispetto che a giocare una partita magari in terraferma, a tornare a casa, poi tornare il giorno dopo sul campo e quindi vedersi semplicemente lì per la partita. Certamente può far crescere queste manifestazioni, fanno crescere, ma oggi è ancora poca la partecipazione, soprattutto delle prime squadre. Se andiamo a vedere in tribuna c'erano pochissimi giocatori della Serie D, qualcuno della Serie C2, c'era la Virtus Libera sicuramente, che ringrazio, c'erano anche le società, ma erano ancora pochi giocatori della prima squadra. Sarebbe stato utile vedere loro per far capire veramente che cosa significa giocare a calcio a 5, quindi aprirci ad una nuova mentalità, aprirci ad un nuovo modo di fare calcio a 5. Ischia oggi ha sì 4-5 società, ora non ricordo neanche il numero di calcio a 5, ma non ha nessun settore giovanile. Gli unici siamo noi, in parte ce l'ha la Virtus Libera Forio, che è l'Under 21. Noi siamo l'unica scuola di calcio a 5, non si può non partire dalla base, altrimenti poi succede che il calcio a 5 è sempre praticamente il rimpiazzo di chi non riesce a trovare spazio nel calcio a 11. Noi il calcio a 5 lo vogliamo cambiare, questa manifestazione ci serviva per far capire a cosa andiamo, perché noi sogniamo chiaramente di giocarla una Final Four di Coppa con i nostri giocatori che oggi erano presenti, l'Under 17, che tra l'altro si è qualificata per i playoff perché ha chiuso al sesto posto, e quindi c'è ancora tanta strada da fare, ma siamo assolutamente contenti.